I Fiori di Gerico, un libro di Catiuscia Rosati e di Alessandra Pasqualotto qui a Montecitorio nella Sala Salvadori, e siamo qui con una splendida presenza, quella dell'onorevole Roberta Agostini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, Camera dei Deputati. Beh, un bel titolo e a buon titolo qui per parlare di un tema di sostanza. L'adozione, oggi toccata nei suoi aspetti più veri, quelli della vita reale, non quelli puramente giuridico-formali. Sì, l'adozione, storie di vita, esperienze di vita vissuta che abbiamo ascoltato dalla viva voce delle scrittrici di questo bellissimo libro in cui tanti genitori adottivi si possono riconoscere, e soprattutto abbiamo affrontato i temi legati alle difficoltà che i bambini adottati, che le famiglie adottive possono incontrare nella vita di tutti i giorni, e di come sensibilizzare poi le istituzioni e la società tutta affinché queste difficoltà possano essere superate. E lei non è una che parla per parlare, ma una che sperimenta nella propria vita, sulla propria pelle, queste splendide esperienze che ti arricchiscono davvero. Sì, sono una mamma adottiva anche io, e quindi mi ritengo una privilegiata per aver potuto, diciamo, percorrere questo cammino di vita, perché non è solo un'esperienza, è un vero e proprio cammino di vita che cambia te, cambia la tua famiglia. E accogliere un bambino e appunto rendere, diciamo, questo percorso più facile, la società più accogliente, è un compito nostro, delle istituzioni, della Commissione delle Adozioni Internazionali. Per questo stiamo anche decidendo di fare un tagliando a una legge importante, che è la legge sulle adozioni, che è del 1983, quindi ha bisogno di un po' di un tagliando, di capire quali sono le cose che possono essere aggiornate, ammodernate. Comincerà a breve un cammino nella Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e lì cominceremo a discutere ascoltando la voce di tanti operatori, degli enti e di persone che si occupano dell'adozione come impegno e non solo, lavorativo e non solo. E lì la capacità dell'intelligenza, quella di intus leggere, ti porta poi a capire che non esistono distanze fra i cosiddetti figli normali e quelli adottivi, cosa assolutamente scandalosa, anche poi considerando il fatto che parlare, come noi oggi abbiamo parlato, dei figli adottivi, e parlare di istanze e di contesti complicati, poi significa di fatto parlare di normali famiglie in cui ci sono genitori biologici e le tematiche sono quelle, le stesse. Esattamente le stesse, esattamente, posso testimoniare. Grazie di cuore, grazie. I Fiori di Gerico, un libro che parla di adozione, un libro di Catiuscia Rosati e di Alessandra Pasqualotto. Ne parliamo con la dottoressa Luisa Capponcini, Tribunale per i minorenni di Roma, una che sul campo sperimenta, vive, non parole, sostanza. Beh, dunque, io mi sono occupata di adozioni, mi occupo di adozioni da molti anni, sono stata alla Commissione per le Adozioni Internazionali all'inizio, dalla sua costituzione, con il Presidente Fadiga, poi ho continuato con la Presidente Cavallo, sono stata tutore e infatti ho anche collaborato alla stesura di questo libro. È stato veramente un piacere ripercorrere le tappe fondamentali che mi hanno veramente arricchito proprio personalmente da un punto di vista umano, l'esperienza appunto di riuscire a sostenere, a far vivere una vita migliore a tanti minori in stato di abbandono. E poi attualmente sono giudice onorario appunto presso il Tribunale per i minorenni. Mi ha colpito particolarmente questo ruolo, quello di tutore privato, sì. Un ruolo che può essere aperto a tutti e che parte dal cuore, da un'esperienza di solidarietà e di volontariato, sì, mi sembra di aver capito. Certo. È assolutamente a titolo gratuito, è volontariato e è aperto a quelle persone che si sono dedicate in modo particolare all'infanzia,
infanzia, hanno avuto quindi a che fare con i minori, con i bambini, e in genere si è avvocati oppure psicologi, assistenti sociali o anche insegnanti, tutte diciamo categorie che da un proprio punto di vista possono sicuramente dare un apporto in qualità di tutore che interviene quando il tribunale per i minorenni sospende o addirittura fa decadere i genitori dalla responsabilità genitoriale, e quindi viene nominato un tutore che appunto sostituisce il genitore. E per chiudere in contesto, la prima volta che hai incontrato Michele? La prima volta che ho incontrato Michele è stata un'emozione grande, veramente non lo dimenticherò mai, e è un bambino che mi è rimasto nel cuore, tuttora ho nel cuore, che ancora sento e al quale sono particolarmente legata, perché è un bambino veramente sensibile, intelligente, bello, è tutto, e con tante difficoltà, con un vissuto veramente di sofferenza, è riuscito a superare questa sua iniziale, come dire, vissuto con tanta determinazione, caparbietà, proprio resilienza, come dice giustamente il titolo del libro. E chiudiamo con un auspicio: che cosa le piacerebbe sentire rispetto all'adozione? Quale novità sarebbe particolarmente importante? Ma sull'adozione si possono dire tante cose, maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti, e con il cuore soprattutto, pensando sempre al superiore interesse del minore. Grazie davvero. Nel segno della mente e del cuore, la dottoressa Luisa Capponcini, Tribunale per i minorenni di Roma. L'occasione è quella della presentazione di un libro, I fiori di Gerico, il pretesto per parlare di un problema vero, spesso poco trattato pur nella marea delle parole, l'oceano di parole. Oggi ne abbiamo sentito parlare in modo davvero efficace e sostanziale. Una parola importante l'ha detta la dottoressa Roberta Lombardi, Tribunale per i minorenni di Roma, che ha cercato di cogliere gli aspetti psicologici dell'adozione e in qualche modo di vedere il tutto anche dalla parte del punto di vista privilegiato dei bambini. Sì. Oggi abbiamo parlato anche molto dell'inserimento scolastico dei bambini con storia adottiva, questo perché quest'anno ci stiamo lavorando tanto, la scuola si trova a vivere delle sfide anche con i bambini adottivi, in generale mi piace chiamare anche i bambini delicati, che non sono soltanto adottivi ma sono quei bambini che presentano dei percorsi particolari di vita. La scuola va sostenuta in un percorso di formazione, di aggiornamento, di accompagnamento, perché può fare un lavoro veramente prezioso, può creare anche tanti danni. Alcuni genitori adottivi oggi ce l'hanno anche raccontato, incontrando esperienze complicate, ma può essere anche veramente un'esperienza preziosissima per sostenere percorsi di resilienza di questi bambini delicati. Una scuola che non badi solo all'aspetto nozionistico, all'istruzione, ma che si ponga necessariamente come base l'attenzione alla personalità in evoluzione del bambino, dell'adolescente. Sì, questa è veramente la cosa centrale. Con l'adozione noi siamo costretti in qualche modo a vedere l'importanza della relazione. È dalla relazione che i bambini costruiscono anche la possibilità di imparare. Il bambino con storia adottiva presenta anche delle difficoltà relazionali, perché prima di essere adottato è stato abbandonato, e ce lo porta veramente in modo evidente se non si costruisce una buona relazione col suo insegnante, e questo in tutti gli ordini, primaria, scuola primaria e anche scuola secondaria, non ci sarà nemmeno lo spazio per l'apprendimento. Certo, questo ci porta anche a riflettere che forse è vero per tutti i bambini davvero, e tutti i ragazzi hanno bisogno nella scuola di un contesto certamente di apprendimento, di formazione, ma prima di tutto anche un contesto che insegni loro, che permetta loro di costruirsi delle buone esperienze di relazione con gli insegnanti e con i coetanei anche, no? Come un contesto umanizzante che insegni e che permetta anche di sviluppare competenze relazionali.
per non cadere nella trappola della comunicazione non comunicante, che spesso è distruttiva piuttosto che costruttiva, incapace di costruire prospettive autentiche, e al di là del gioco perverso dei voti non si crea amore per la cultura e per la vita. Infatti un esempio può essere quello della spiegazione. Noi siamo convinti che i bambini imparano attraverso una spiegazione, in realtà non è così. I bambini imparano attraverso l'esempio, la relazione, attraverso l'imitazione, attraverso la sperimentare. Ecco, una scuola che costruisce le sue basi nell'incontro tra bambini e insegnanti, tra bambini e gli altri, in un percorso di cooperazione, di apprendimento cooperativo, è una scuola che ci piace. Questo ancora di più nel percorso adottivo, certamente diventa una scuola inclusiva, no? In grado di permettere a tutti di stare bene. Questo ancora di più lo ritroviamo per tutti, vero, per tutti i bambini. Davvero bello sentire queste parole da chi rappresenta oggi il Tribunale per i minorenni di Roma. Vuol dire che c'è ancora speranza. Grazie di cuore. Grazie a voi. E in chiusura non può mancare Alessandra Pasqualotto, un'altra giornata di quelle importanti da incorniciare, ma per la tua emozione, ogni volta un percorso, un entrare dentro la sostanza della vita, quella più autentica, dolore, sofferenza, ma gioia di un percorso importante che stai portando avanti con grande determinazione ed anima. Guarda, anche oggi ho faticato tanto, è stata però una bellissima galoppata, è stata incorniciata da questi interventi tecnici, direi anche appassionati, molto, molto precisi, che ci hanno offerto degli spunti anche importanti per parlare di adozione. Oggi mi sento un po' più grande, mi sento cresciuta, mi sento anche arricchita e mi sento anche più forte in questo percorso che ancora più con slancio ho deciso di portare avanti. Anche perché poi abbiamo parlato di famiglia, di scuola, di società, scoprendo che il discorso sull'adozione in realtà è il discorso su quello, è il discorso sulla vita di tutti i giorni, sui giovani, tutti, anche delle cosiddette famiglie normali, che poi non sono così normali, anzi dall'adozione e da un'analisi attenta delle problematiche di adozione avrebbero molto, molto da imparare, Alessandra. Oggi secondo me abbiamo imparato tutti, dobbiamo imparare oggi, perché è stata una lezione non solo per i genitori adottivi come noi, ma anche per i genitori naturali, è stato anche un focus su tante problematiche che oggi riguardano anche i giovani. E poi la scuola. Io ne parlo da tempo, dal tempo in cui ho tirato fuori quel piccolo pamphlet "I professori non esistono". Beh, un'occasione per parlarne in maniera più approfondita. Gli insegnanti qualche volta si perdono nella materia e si perdono la vita. Scusa il gioco di parole. Ieri c'è stato un titolo emblematico, a margine di un articolo che mi è stato chiesto di scrivere e che anche mi è molto piaciuto, che dice in questo modo: la scuola boccia i figli adottivi. Sì, dobbiamo riconoscerlo, è colpa anche di un sistema che deve imparare a funzionare meglio, un problema culturale, lo abbiamo detto oggi, non è soltanto un problema di cuore, è anche un problema di formazione. Parliamo più che di materie, di materia. Grazie di cuore. Catiuscia Rosati, autrice con Alessandra Pasqualotto del libro I fiori di Gerico. Giornata importante, tanti interventi degni di nota, tanti interventi che hanno insegnato tanto a tutti i genitori. Assolutamente sì, io oggi qui ho sentito sinceramente, Fulvio, una bella comunità, perché sono intervenuti, come hai detto tu, dei genitori adottivi, ovviamente gli addetti del settore, degli insegnanti, e è questo che dovremmo sempre fare, cioè unirci e confrontarci su questa tematica e soprattutto sulla cultura dell'adozione e sull'amore che noi tutti vogliamo ai nostri bambini, perché dobbiamo veramente sentirci genitori collettivi. Quindi io sono emozionata e contentissima perché, ripeto, io ho sentito e ho respirato comunità oggi, per cui sono contenta. Eravamo in un'istituzione così autorevole come la Camera dei Deputati, molto bello anche l'intervento dell'onorevole Agostini, insomma una mamma adottiva, quindi veramente ci siamo sentiti di condividere tutti questi bei sentimenti, queste emozioni che sono alla base poi di questo progetto. Ma alla fine della via, alla fine della storia,
chi oggi ha imparato di più sono i genitori anormali, cioè i genitori non adottivi. Hai ragione, questo succede spesso quando dei genitori naturali biologici leggono il nostro libro, ci dicono che effettivamente sono stati un po' illuminati da tante cose perché hanno dato per scontato magari la loro genitorialità e hanno scoperto cose nuove. Bene, il libro è fatto per questo, per far prendere consapevolezza di questo mondo. E per chiudere tante tappe e tante presentazioni, oggi a Montecitorio, è un'occasione per dire dai, parliamone. Assolutamente sì, bisogna sensibilizzare la comunità, come dicevo, perché c'è ancora tanto da fare. I bambini sono straordinari, bisogna capirli, comprenderli e soprattutto riconoscere i loro bisogni speciali. Allora veramente li facciamo riferire come i fiori di Gerico.